Dove siamo finiti? Ci hanno cerchiato la testa. Pure io un po', mi hanno dato un po', mi hanno creato un po' dei problemi e curve. Proprio la testa, no, io ho la testa pesante che è una settimana che qua a Firenze stiamo a mangiare, a beve, non gliela faccio più. Non gliela faccio più, no, basta, basta. Grazie Firenze, ma basta. Anche basta. Meno, anche meno. Però dobbiamo fare osterie in viaggio. Perché abbiamo fatto l'episodio sul tuo canale e dobbiamo fare l'episodio sul mio canale. Il tuo, abbiamo scelto una osteria in pieno centro, clamorosa. Buonissima. Andate a vedere il video. Buonissima. E per oggi abbiamo vagliato tante vostre segnalazioni. Segnalazioni soprattutto in Firenze, al centro di Firenze, che poi io bene o male conosco pure. E no, regà, imparate a mangiare. Non vi potete andare a mangiare i sughi precotti e dire che sono buoni, perché qua c'è un problema di fondo tra me e voi. Quindi ho fatto ulteriore ricerca e amici fiorentini ci hanno portato qua, che si chiama località di Dudda, che siamo nel Chianti. Esatto, siamo dispersi. Firenze. Non ci hanno manco la via, perché è una strada provinciale, una cosa, Botteghina di Dudda. Su Google la trovate. E come, ma botteghina? Botteghina di Dudda si chiama, sì. Quindi qua stiamo, posto molto frequentato a quanto ci dicono, anche, soprattutto dai motociclisti, perché qua si vengono a far Chianti e curve e strade e si fermano a mangiare in questo posto dove si mangia di Cristo, prodotti ovviamente tipici, quindi troveremo i tortelli, il cinghiale, il cervo, la ciccia buona, dove si dovrebbe spendere il giusto, questo mo vediamo. Quindi, vabbè, io c'ho fame, anche perché te io ci ho cercato adesso. No, a me le curve mi hanno creato problemi, che stavo seduta dietro, non mi posso mai più sedere dietro. Io devo, me la fai guidare a me la macchina? Non sei, sei donna, non sei capace, che ti faccio fare? Io ti ammazzo. Aia. Questo, dai, eccola, entriamo e scritto, mangiamo. Si mangia a tutte le ore. Tortelli fatti a mano. Cervello fritto. Per cervello fritto. Spettacolo. Dai. Tagliata arrosto, pappardelle sulla nana, quindi è l'anatra. No, manco entriamo e già ci stanno tutti i dorci fatti in casa. Guarda che roba, guarda, guarda lì la torta della nonna, il profiterol. Ma guarda queste tipo castagnole con la crema del laboratorio. Sì, per loro. Per loro. Piattino. Togliolo di carta, bicchieri diversi, ecco qua, osteria vera, vai, menù, lo fai da te? Che c'avevamo di menù? Rustico, che è il crostone col guanciale, il tartufo e i porcini, poi c'è il bomba, crostini toscani, che sono i crostini toscani, se piamo quelli col fegatino, dai su, di che stiamo a parlare? Oggi sei un po' indiano, Franchinè. Oggi sei un po' indiano, c'hai non so che di indiano. Tortelli di patate. Pici, mangiafuoco. No, piccante no. Ragù di carne, quella alla cantigiana, salsicce e funghi, linguine alla gricia, spaghetti alla mollica. Ah, aglio, pomodoro, basilico, acciuga, peperoncino, briciole fritte. Cervello fritto. Cotoletta di maiale fritto. Pollo al tegame e carciofi. Pollastrina al mattone con patate arrosto. Ah! Ah! È campo tuo, eh? Eh sì, eh! Questo è campo mio davvero. Ci stanno i mobili da trattoria, le cose da trattoria, i tavoli da trattoria, le sedie da trattoria, l'arco da trattoria, il soffitto da trattoria, le pianelle da trattoria, è tutto da trattoria. Ci stanno pure le tendine chirigamini come ti piacciono a te, quelle danno. Questa l'ha fatta la signora? Oggi siamo seduti in quattro al tavolo, quindi abbiamo ordinato un bel po' di roba. Io e Franchinello abbiamo ordinato una bomba che è crostone caldo con salsiccia, pecorino fresco e porcini. Poi crostinelli toscani, tipico, che va preso. Un paio di primi, tortelli di patate fatti a mano con cervo. Abbiamo optato per il cervo perché non c'era il cinghiale, però il cervo ci piace pure. E te che te sei preso invece? Le tagliatelle. Le tagliatelle alla chiantigiana, ragù di carne, salsiccia e funghi. Poi passiamo ai fritti, cervello fritto perché avete visto in qualche episodio passato, a me mi è piaciuto un sacco. Un fritto della nonna con pollo, coniglio e verdurine e
chiusura, che altro abbiamo preso? Ah, sì, la pollastrina al mattone con le patate arrosto. Ci abbiamo preso 3 secondi. La cifra di roba. Vabbè, oggi se ma io ho fame. Ah, giù. Ma hai visto le porzioni che c'è? Stavo tipo la stessa cosa. Cioè, quelle tipo sono 2 etti di pasta a piatto. Quelli sono 2 etti e 20. Sì, sì. Ma che sa mangiamo tutta la roba che mordiamo? Ma io so fame, oggi so fame. Oggi sto carica. Prendi e porta a casa. Vado, eh? Vai, vai. Guarda che colata, guarda qua che colata. Vai, mangia. Mangia che voglio mangiare. Ma usa il piatto tuo, no? Scusami. Sei leva il tovagliolo. Scusami, non ero. Ma porco Giulia. Non ero pronta. Giulia. Ovviamente vinello della casa è mancabile. Bianco e rosso. Bianco ecco e qua. Rosso. In framezzo mentre aspettiamo i primi. Questa è la foglietta. Perché questa brocchetta qua nelle osterie e trattorie romane, vecchie, comunque centro Italia, veniva chiamata la foglietta perché è il mezzo litro. La foglia era il litro. E nelle trattorie romane c'era, a me parte una foglietta e una palletta, perché si faceva vino e gazzosa. E la gazzosa una volta erano le lattine che dovevi spingere la palletta che faceva la reazione dentro che le gasava. Che e poi quindi hanno ripresa i giapponesi sta cosa da sì. Palletta. Sì, ah, sì. Non lo sapevo. Ah, sì, davvero? Sì. Una volta la gazzosa, stiamo a parlare degli anni 70, sì. Sì, 70-80. E quindi si andava nelle trattorie e si chiedeva, mi porti una foglietta e una palletta che voleva di mezzo litro di vino e una gazzosa. E poi c'è sto segno nelle fogliette e nelle foglie, che è dove deve arrivare il mezzo litro e il litro. E quindi il detto stai a guardar capello, lo sai da dove deriva? Da questo, perché questo qua era il capello. E quindi l'oste lo riempiva sempre magari mezzo centimetro sotto. E quindi quello arrivava al tavolo e tu dicevi, però non sei arrivato e stai a guardar capello. Perché questo è il capello. Mi padre. I boomer come me apprezzeranno. È un po' di cultura. Ma io non c'ho è dubbio. Un po' di cultura. Ma infatti, il piatto di tu nonna, Franchina, è belli, mi piacciono sti piattini. Ma scusa? Posso? Vabbè, manco da. Posso? Devo ancora iniziare. Guarda che belli. Scusa? Mazza quanto fumo. Sarebbe figo se magari dicessi anche qualcosa. Ah, per il video? No, il tortello te lo lascio commentare a te. Perché io vorrei un bel pezzo di cervo, quello me lo so missato. Guarda. Il tortello è un bel tortello, ma devi mangiartelo ovviamente sul cervo perché è qui che è la poesia, no? La fettuccina, anche qui la pasta è buona. La pasta è buona, molto al dente, bella scrocchiarella sotto i denti. E c'è il sughetto casalingo, regà. È il sughetto quello che te fa nonna. Assaggia sto cervo. Io faccio mezzo raviolone, un pezzo di cervo sopra, dato che mi hai lasciato, grazie, sen tesoro che me l'ha lasciato. Che ti ho lasciato, non ho proprio mangiato. No, meno male. Anche perché era uno il pezzo di cervo. Il cervo spigne parecchio. Sì. Il cervo sopra. Buono. Beh, un bello spezzatino, la carota, la cipolla, no? E cotture quelle lente. Se proprio te posso dire una cosa, ci avrei messo, anziché un pezzo, un par di pezzi, cioè, mettimi 2 o 3 pezzetti, no? Così me li posso gestire su più ravioli. Però la cottura del ravioli è perfetta, guarda, ti voglio far vedere in camera proprio questa cosa, ed è perfettamente al dente, qua, aspetta, guarda qua. La pasta, bella consistente, buono. Un ciacco buonissimo. Permetti? Ma sono stesse da loro, eh? La pasta è fatta da loro? Ho letto che era fatta da loro, molto buona.
sì. Trattoria casalinga. Ma guarda, ma che, cioè, questo io non so quanto so questo. Questo è il fondo grosso, eh. Cioè, questa è una porzioncione di quelle proprio che t'abbottano e prima ti ripia la macchina per tornare su. Ti fa una bella pennica vicino al camino, c'hanno pure il camino, però oggi non l'hanno acceso. Buono. Ovviamente, immancabile. La scarpettina al pane sciocco. Capito? Ma al dolce si arriva male, ma come si arriva al dolce? Se capito il cervelletto fritto. Ah, ci stanno pure le patate. Ah, c'è un po' di tutto. La patata, anello di cipolla, che mi piace sempre, la zucchina. E il cervello. E il cervello. Frittura, rigorosamente senza limone. O devo stare a specificare? Quanto mi mancava questa sensazione. Che poi, capito, ci devi venire te da Roma a mangiarti il cervello fritto, qua stiamo con amici toscani, insomma, mangiano. Ma infatti com'è sta? Ma gli devono levare la cittadinanza. Uno non se lo mangia. Guarda. Mangia il cervello fritto, dai. Mangia il cervello. Mangia? Dai, mangia. Ah, non lo mangi. Ah, raga, come avevo detto nel video dell'osteria in viaggio a Cuneo, cercate di superare le barriere che ci avete nella mente. È una barriera mentale quella, perché se te stai a pensare al fatto che ti stai a mangiare il cervello fritto, te autolimiti e rovini la possibilità di fare una nuova esperienza. Quindi non ci pensare, mangia giù, che è buono. Poi è pure fritto, quindi ti stanno pure ad aiutare. Cioè, non è che tu stanno a da cotto in un'altra, tu stanno a da fritto, che fritto di base è buono, è tutto, si dice a Roma. Vedi qua che sta veramente la carotina. Che porta a casa. Sempre verdurine, passellate fritte e qua c'è pollo e coniglio. Al dolce non ci arriviamo. Ci ha fatto tutto. E dai, pure i carciofi fritti, guarda là, vai che bella, che bella. Vai col carciofo fritto, vai, qua che arriva. Che è questo? Cos'è? Ah, pollastrino? Ah, questo pollastrino? È il pollo ordinato io. Ammazza che bello! Guarda che patata! Una cifra del. Bello, bello piatto! Ma questo assaggi te, fammi assaggiare sto coso! Carciofi! Patate, ben cotte! Ah. Ho letto alla diavola, schiacciato, cotto al mattone, se lo metti così nel piatto, poi fai così, poi ti tiri sulle maniche. Tanti saluti. Perché poi. Ma adesso smaio un po'. Mozzio di carciofo. Mozzio di coniglio fritto. Allora. Bicchiere di vino necessario, eh. Bicchiere di vino. E siamo in Toscana, Beppe, siamo in Toscana. Dolcettino. No, chi la fa? Dolcettino? No, chi la fa? Un dolce in quattro. No, chi la fa? Cioè, siete pazzi. Due, parte dolce. Allora, se... Dolcettino è necessario. Magna, magna, devi mangiare. Capito, tu magna, tu mette massa. Ma che fai? La taglio col coltello? No, è incandescente. Magna! Come vieni? Dai! Sì! Pensa che è buono! Esatto, è buono! Regà! Ci siamo mangiati tutto! Io non ce la faccio più! No!
Rialza, c'è sta un pezzetto di pollo, eh! Sta dura. No, infatti se lascia niente. Vabbè. Fratello, a tutti i toscani, se sei nato a Bagno a Rivoli, cioè se tu sul documento c'è scritto nato a Bagno a Rivoli, non sei di Firenze, sei nato a Bagno a Rivoli. Punto, punto. Quindi se tu sei nato a Bagno a Rivoli, sei di Bagno a Rivoli, non sei di Firenze. A Franchinè, come Roma, ho detto sei, sono di Roma, ma di Roma dove? De Anzio. De Anzio è più vicino Scandicci a Firenze che Bagno a Rivoli a Firenze. Dammi un calcio. Qual è la tua? Incazza quanto ti pare, ma è più vicino Scandicci che Bagno a Rivoli. Perché Scandicci è una tranvia. Mi sa di sì. Più vicino. Mi sa di sì. Ma io se sto a Porta al Prato, sto a Porta al Prato con la macchina, ci metto di meno arrivare alla Strassigna che a Bagno a Rivoli. Bagno a Rivoli non è Firenze. No, Bagno a Rivoli, vabbè, però già Pontema è il primo comune che è metà comune Firenze e metà Bagno a Rivoli, quindi comunque per, se voi diciamo siamo in zona lì. Comunque se voi fiorettieri ci avete scritto sul documento nato a Bagno a Rivoli, non sei di Firenze, è nato a sei di Bagno a Rivoli. Manca una sola cosa. Tuo pezzo di coniglio fritto. Guarda, cioè io metto pure il limone. La bestia lesata. Io la faccio più, raga. A Firenze vengo fra 2 anni. Allora, bisogna fare delle premesse qui, perché praticamente questa è la torta della nonna fatta in casa, ma bisogna fare delle premesse perché praticamente qui oggi in pranzo, a pranzo siamo in 4, ma siamo accompagnati da 2 miei amici che vorrei dire fiorentini ma sono di Bagno a Rivoli e... stanno ridendo dietro la telecamera. E abbiamo veramente mangiato di tutto, perché di antipasti tutti, primi tutti, secondi tutti, più frittura messa in più in mezzo, troppo cibo, troppo sì, cibo. Dolci, 4 dolci, 4 caffè, 4 amari, 2,5 litri di vino amaro della casa, eccolo, vino della casa, ma abbiamo preso 3 mezzi rossi e 2 mezzi bianchi, quindi 2 acque. Questo lo faccio la premessa per il conto. Abbiamo veramente fatto il pranzo del battesimo, del matrimonio, cioè cose in più. Quindi siamo in 4 e abbiamo mangiato per 5. Sì. A me la panna cotta mi piace tanto sempliciona, senza niente, così. È buona, ragazzi. Così deve essere la panna cotta. Niente creme sopra, niente cioccolato, niente frutti di bosco, niente pistacchio. La panna cotta così deve essere. Vabbè, ma monte fervura però. No, cioè, ma senti che buono. Senti il grasso sul palato. È molto buono. Non credevo. Abbiamo l'amaro della casa. E se vediamo fuori per le conclusioni finali. E il conto. Guarda che bello. Guarda che valle. Te ce vedo proprio a vivere qua, Franchine. Sì, sì. Tutta sì. Anziana. Quanti anni ma c'hai? Pure, ma sì, ma te pure, oh. No, io sì, ti ho. Metti bello il grembiulino con tutti i fiorellini e la pasta stendia la domenica, sì. E dai, su, e fa un po' di... Ma poi io sono un po' più topo da città. A me la campagna, presa in piccole dosi. Ci sono 2 cose che voglio dire. La prima, sul costo, che eravamo in 4, ho pagato io per tutti. Ovviamente amici, ho portato a pranzo. Amici non fiorentini ma di Bagno a Rivoli. Abbiamo mangiato, eravamo in 4 ma abbiamo mangiato per 5 perché abbiamo preso roba in più. Abbiamo pagato tutto e abbiamo mangiato per 5. Sì, una cifra. Infatti io quindi, sto là. Il costo è questo. 175.
c'è stato no, 4,40 euro di sconto, perché questo qui è il preconto 179,40, questo è il fiscale 175. Mi piace sta cosa che te fai vedere il fiscale e molti colleghi fanno vedere solo il preconto. Bravissima, questa è la seconda cosa che volevo dire, ovvero la polemica, perché io come ce l'ho con i food pornari, con chi non lavora come si deve, ce l'ho pure con la categoria di colleghi che fa il mio stesso lavoro e che dice ho pagato però poi fa vedere i preconti. Io come lei, quando non abbiamo lo scontrino lo diciamo, ma perché non ce lo fanno, non ce fanno lo scontrino, quindi io semplicemente dico, perché poi non è mio compito andare a fare cose, dico non ho lo scontrino, ho speso totte, vuol dire non me l'hanno dato ma ho pagato, io pago pure la regia. O magari sono sottenuto. E invece non mi sta bene quando i nostri colleghi dicono ho pagato e fanno vedere il preconto. Tra l'altro preconto in cui non c'è scritto preconto. Preconto. Questa cosa non va bene, perché ovviamente è un danno alla categoria e a me non mi sta bene. Non mi sta bene, se avete qualche problema io sto qua, mi scrivete, ne parliamo. Ma sta cosa non si può fare. No, raga, preconto sai che vuol dire? Che poi il ristoratore ti fa, dai, tranquillo, non ti preoccupate, lo offro io. Wow. E a voi vi dicono ho pagato tot. Invece corca, a me sta cosa mi dà troppo. Più che altro sai che è dillo. Sii sincero, ragazzi, mi ha offerto la cena. A me una volta è successo che un ristoratore mi ha voluto offrire la cena. Io super in difficoltà, perché detesto proprio l'idea che mi serve. No, oppure quando facciamo questo c'è stato offerto, questo c'è stato offerto, quella non l'abbiamo pagata. Dillo, sincerità, cerchiamo di far chiarezza. Torniamo a noi. Vai. 475 euro, che so, 40 euro a testa, 4x4, 16, poco più di 40, sì, però abbiamo esagerato. L'abbiamo mangiato troppo. Quindi normalmente spendi credo sui 35. Sì. Trattoria tradizionale proprio di quella bella punta di tua nonna, euro, sì, la frittura che te lascia un po' di olio sulle dita, niente di gourmet, bello così. Basta questo gourmet, c'ha rotto il cazzo il gourmet, no? Siamo tutti d'accordo che c'ha rotto il cazzo il gourmet? Basta questo gourmet. Bello. Bello. Mangiamo bene. No, sì, ho mangiato bene. Basta. Respiri aria fresca, quindi cosa dire? Ho mangiato bene, ho speso il giusto. Mo lasciate perdere, noi abbiamo esagerato, come ripeto. Penso che una trattoria spendi tra 30 e 35 euro. Nulla da dire. No, sono soddisfatta, sono solo un po' stanca. Cioè non ce la faccio più a mangiare. Sei giorni sono stati devastanti. Se passate per Chianti è una valida alternativa. Sapete dove andare a mangiare. Noi continuiamo e cerchiamo di portarvi trattorie quando ci riusciamo, perché a volte capiamo in posti e poi si rivelano ristoranti, quindi mangiamo bene, lo diciamo, però magari ci hanno scritto proprio osteria fuori, dato che il format è osteria in viaggio e poi l'impronta è un po' più impegnativa, però noi ce la mettiamo tutta per cercare di soddisfare questo format, esatto, questo filone, sia in città, come abbiamo visto al centro di Firenze per lei, che dintorni, dove tocca per forza di cose prende sempre la macchina. Però è bello, vero? Mo sta botta sai faccio, te lascio la sola, chiudi la dica, a me ogni volta vai, piglia e va via nei video. Ma vai, porta a te la macchina. Quel cazzo, sei donna. Madonna.